intervenuti alla nostra conferenza stampa. Quest'anno mi preme prima di tutto ringraziare il sindaco e i colleghi di giunta che anche quest'anno hanno aiutato e il sottoscritto e permesso di organizzare un calendario degli eventi degno di nota, non togliendomi alcun contributo e quindi facendo un grosso sacrificio, e di questo ne sono particolarmente soddisfatto e li voglio ringraziare. Noi cominciamo quest'anno come gli ultimi tre anni, abbiamo cercato di dare importanza al turista, a ogni tipo di turista che viene a Diano Marina. Abbiamo il turista con la famiglia, quindi abbiamo dato importanza ai bambini, inserendo anche quest'anno tutti i giovedì l'appuntamento con Giovedì Bimbi, ossia sono maghi, artisti circensi, Luca Bimbi e tutto quanto in ogni angolo della città, proprio per allietare i bambini. I ragazzi più giovani il martedì di Anno in Musica, che è quello spettacolo che alcuni gruppi musicali si mettono durante in tutto il perimetro dell'area pedonale e suonano vari brani musicali, ciò per permettere appunto il camminamento del turista, lo spostamento e quindi permettere anche di visitare tutti i negozi commerciali dell'area pedonale e non. Poi abbiamo l'appuntamento di Rigliano, il Festival della Comicità. Quest'anno avremo quattro appuntamenti partendo dal 4 di luglio con Sergio Sgrilli, come Cacincillà, Beppe Braida, Marco Del Noce e per finire la ciliegina sulla torta e Gene Gnocchi. Poi abbiamo la quarta estate musicale quest'anno che abbiamo volontariamente potenziato e aiutato visto gli enormi successi delle passate edizioni e si concluderà partendo dal Rigoletto, la Termistanza e tutto quanto, terminerà con la Turandot nel mese di agosto.